Salve, dottor Garritano. Ultimamente ha parlato delle intolleranze alimentari e in merito ha parlato anche del test QASA. Può darci informazioni in merito a questo test? Sì, allora, io da tempo mi occupo di processi infiammatori e ritengo che l'infiammazione sia la base di molte patologie e quindi affrontarla al meglio serve a gestire meglio le varie situazioni patologiche. Quindi dobbiamo cercare di renderci conto che a infiammarci ci sono tanti fattori, come ho spesso ripetuto in altri video. Come lo stress, il discorso epigenetico, l'ambiente esterno, il dormire male, però grande importanza è da tenere in considerazione sono le food sensitivity. Io ormai da tempo ho trovato un po' diciamo, difficoltà nelle persone a fare a un po' di come si può dire di difficoltà proprio nell'accettare un test su sangue, soprattutto da parte degli specialisti che ancora credono purtroppo nell'esistenza, diciamo, solo dell'intolleranza al lattosio e della celiachia. Quindi quando si presenta appunto un test su sangue anche con buone, diciamo, bibliografie scientifiche come quello delle immunoglobuline G, a volte non viene tenuto in grande considerazione. Quindi Quindi perché consiglia questo test rispetto ad altri che se ne possono trovare in giro? Insomma, quali benefici può portare questo test rispetto ad altri? allora, visto che la mia professione è quella del biologo nutrizionista, diciamo la possibilità di fare delle domande, di fare tramite un'anamnesi bella attenta, soprattutto dei cibi che il soggetto mangia attualmente, se, a secondo dei sintomi che ha, a secondo di altre situazioni che io prendo in considerazione, è possibile risalire diciamo, a quali sono i cibi che mangia più diciamo, frequentemente. Quindi perché vi ricordo che le intolleranze sono una sovraesposizione di un alimento nel tempo. Non esiste un cibo amico o nemico, come ho spesso detto in altri video, ma esiste un cibo che viene più spesso ripetuto nel tempo. Quindi Quindi chiariamo una cosa per i nostri ascoltatori. Questo test è invasivo oppure no? no, non è invasivo, ma deve essere fatto da specialisti abilitati. Questo si chiama QASA, è un test che è stato elaborato dal dottor Luca Speciani e che comunque si passa una mezz'oretta anche col paziente per capire effettivamente facendo delle domande, andando a un po' fare legare quello che abbiamo appreso in prima visita come anamnesi con queste domande che vengono fatte, cercando di capire al meglio la situazione. Da professionista abilitato per il QASA, quindi questo test, questo delle food sensitivity diciamo in versione, diciamo, anamnesi, così lo vogliamo dire, possiamo ricavare grandi informazioni. Ok, grazie mille, dottore. Grazie.